Buonasera, buonasera a tutti. Anch'io devo ringraziare certamente per l'importantissimo sostegno, per aver creduto in questo progetto, il Comune di Clusone, l'assessore Alessandro Tonsi, il sindaco e tutti coloro insomma, che hanno collaborato a questa importante impresa che sta per terminare. Come sapete c'è una mostra dedicata a Cifrondi qui presso il Museo di Clusone che è stata prorogata fino al 10 dicembre, visto anche l'inaspettato successo, e quindi ci sembrava bene che questa serata potesse essere un motivo di raccordo appunto con la mostra, ma al tempo stesso un richiamo al fatto che proprio perché siamo qui stasera in questa chiesa, e anzi approfitto per ringraziare la parrocchia e un signore che ci hanno ospitato e ci ospitano in questa occasione, per sottolineare questo fatto. Io è un punto che sottolineo ogni volta che mi capita di parlare di questi argomenti, e cioè si vanno a vedere le mostre, si va a vedere e visitare i musei, ci si dimentica però molto spesso che il vero luogo in cui le opere, soprattutto quelle sacre ovviamente, possono essere ammirate, apprezzate e approfondite è nei luoghi come questi. Non ci pensiamo forse abbastanza spesso, quando andiamo a vedere in un museo la sfilata di dipinti di pale d'altare di Tiziano, di Piero della Francesca, di Moroni, ci rendiamo conto che sono opere che noi guardiamo con gli occhi di chi appunto apprezza la qualità estetica di un dipinto, per esempio, ma se ti rendi conto che in quel luogo queste opere sono come mute. Il famoso poeta Paul Valéry affermava che i musei sono come dei cimiteri, nel senso che lui considerava appunto che queste opere, questi capolavori allineati nei saloni, uno accanto all'altro, oltre a confliggere l'uno con l'altro, come se ogni opera d'arte effettivamente reclamasse tutta l'attenzione per sé, Valéry dice, è come sentire tante orchestre che suonano simultaneamente. Questo accade nei musei, ma nei musei appunto i dipinti sacri, che sono arrivati lì per ragioni diverse, spesso per quanto riguarda noi le spoliazioni napoleoniche avvenute alla fine del Settecento, sono insomma opere che noi guardiamo con gli occhi appunto dell'arte, dimenticandoci che sono nati come opere devozionali, come dei dispositivi, vogliamo chiamarli così, delle macchine create appositamente per sollecitare la devozione dei fedeli, per stimolare la preghiera. In particolar modo poi per le opere dell'arte barocca, visto che parliamo di Cifrondi, un artista barocco, questo vale ancora di più. Proprio sul termine barocco, ne parlavo anche ieri a Brescia, vale la pena fare una puntualizzazione. Questo ciclo si chiama appunto di settimane barocche. E se ci pensate, il termine barocco ancora oggi non ha una grande fortuna, se vogliamo, nell'opinione comune. Barocco è sinonimo di cattivo gusto, di qualcosa di esagerato, di ridondante, di troppo. È un termine che nella storia dell'arte è stato coniato però non nel momento in cui si sviluppa il barocco, cioè nel 600, ma nella fase successiva, quando si impone l'arte neoclassica e quindi vengono alla luce dei valori che sono esattamente l'opposto di quelli barocchi. Il mondo neoclassico, quello di Canova per capirci, vuole dei valori che sono basati sulla essenzialità, sulla semplicità, sull'austerità, esattamente l'opposto di ciò che è stata la civiltà barocca, che è stata forse l'ultima grande civiltà artistica italiana, che nasce a Roma nel 600, si sviluppa in tutta Europa, diventando quindi uno stile di grandissimo fascino, di grandissima fortuna, addirittura arrivando a conquistare il Sud America. Esiste un barocco sudamericano, questo grazie alla Chiesa, che fa di questo linguaggio lo strumento della sua rivincita. Viene chiamata così la restaurazione cattolica dopo il periodo durissimo della riforma e della controriforma. Quindi la Chiesa aveva bisogno di questo linguaggio, quindi è nato non certamente per caso, quasi preparato in laboratorio da artisti geniali come Bernini, come Borromini, i grandi maestri dell'arte barocca che hanno soddisfatto questa esigenza che era soprattutto di tipo religioso, cioè di conquistare di nuovo le grandi masse dei fedeli. E come si conquistano le masse di fedeli? Si conquistano con gli strumenti che vanno diretti al cuore, cioè colpiscono l'emozione del popolo dei fedeli. Quindi un'arte spettacolare, un'arte che fa leva proprio sulla capacità di coinvolgimento, di commozione, di presa su quelle persone che non hanno magari una grande cultura, ma sono appunto sensibili a questo tipo di strategie, una strategia basata proprio sulla spettacolarità. Il barocco è teatro, non sono io che lo dico ovviamente, ma è stato ormai codificato come appunto il linguaggio teatrale che mescola per la prima volta i vari linguaggi della pittura, della scultura, dell'architettura, del teatro, facendo della chiesa, persino della messa, quindi della nuova liturgia barocca, qualcosa di assolutamente coinvolgente. Aggiungo che nel 600, anche questa è una cosa che spesso dimentichiamo, le immagini era una cosa alquanto rara. Noi oggi siamo immersi nelle immagini, si dice che viviamo in una
iconosfera, siamo tempestati da miliardi di immagini attraverso i vari dispositivi di cui disponiamo, da internet, ai telefonini, eccetera. Ma nel 600 l'immagine era ancora una cosa piuttosto rara e la Chiesa era, in questo senso, il tripudio delle immagini. Quindi bisogna mettersi nei panni dei fedeli che entravano in questi luoghi e trovavano una sorta di anticamera del paradiso, dove le immagini appunto avevano questa capacità, questa potenza che noi neanche ci immaginiamo. Ormai oggi siamo talmente saturi di immagini che difficilmente ci emozioniamo, anche se poi capita che si vada al cinema e pur essendo davanti a uno schermo qui proietto delle immagini ancora piangiamo, ci spaventiamo, ci emozioniamo. Potete immaginarvi cosa poteva essere per la sensibilità di un fedele del 1500, del 1600, entrare in luoghi come questi dove l'immagine è tutto. A maggior ragione nel periodo barocco, che successivo al Concilio di Trento vede la Chiesa impegnata al rilancio del ruolo delle immagini sacre, quelle immagini che i protestanti rifiutano e che non trovate nelle chiese protestanti, che sono appunto completamente nude, perché i protestanti non credono nel ruolo delle immagini, pensano che siano fonte di idolatria, pensano che il fedele finisca con adorare l'immagine e non ciò che rappresenta. Viceversa, la cultura cattolica spinge e rilancia proprio questo ruolo strategico dell'immagine. Questo è il barocco, quindi bisogna guardare al barocco con questo sentimento di un'arte che noi possiamo giudicare ridondante se lo osserviamo con i parametri di una cultura classica, ma che invece sono perfettamente, coerentemente finalizzati a questo scopo, cioè del persuadere, commuovere, trascinare emotivamente il pubblico dei fedeli. Questo è il barocco. E Cifronti sicuramente è uno dei protagonisti di questa stagione, a Bergamo e non solo. Che cosa ha in comune con Le Grenzi? Vivono lo stesso periodo, certamente, anche se Le Grenzi è un po' più vecchio, perché nasce 30 anni prima di Cifrondi, forse i due non si sono nemmeno mai conosciuti, perché sappiamo che da un lato Le Grenzi parte prima per Ferrara, poi per Venezia, dove raggiunge il successo, mentre Cifrondi, dopo l'avventura in Francia, peraltro non ancora documentata, e su questo c'è ancora un punto interrogativo, la mostra, secondo me, è una mostra che è riuscita molto bene, ma lascia ancora dei punti oscuri che andranno approfonditi in futuro. Per esempio, questa faccenda del soggiorno francese, di cui parlano le fonti, secondo cui Cifronti addirittura sarebbe arrivato a Parigi, alla corte del re di Francia, di Luigi XIV, avendo un riscontro di successo che però non ritrova oggi, come dire, prove, né dal punto di vista delle opere d'arte, non c'è nulla in Francia che riguardi Cifronti, nemmeno nelle fonti, non sono usciti documenti, quindi questo è un punto che ancora andrà chiarito e approfondito. Per il resto siamo riusciti, credo, anche grazie ai collaboratori che hanno operato ai saggi in catalogo, alle schedature, a dare a Cifronti, come dire, una cornice storica più certa, più sicura e anche una riconoscibilità, perché Cifronti è un pittore che a volte appunto indebitamente è stato, come dire, trattato male, nel senso che gli sono state riferite opere che invece assolutamente non gli appartengono. Abbiamo fatto quindi un po' di chiarezza. Quello che si vede oggi in mostra, nel catalogo, insomma anche gli strumenti che abbiamo messo a disposizione, perché forse sapete che con il Comune di Crusone abbiamo approntato un sito in cui sono schedate tutte le opere di Cifronti della Vassariana, della città di Bergamo, e che verrà arricchito e implementato nei prossimi anni, facendo diventare questo progetto un progetto in itinere, in progress, e non un progetto concluso in se stesso. Ragionavamo prima, aggiungo ancora qualche cosa. I Cifronti che abbiamo in questa chiesa li vedete soprattutto qui nella volta. Li sono dedicati all'incoronazione di Maria, che è poi il tema principale a cui è dedicata appunto questa chiesa, questa importantissima chiesa. C'è un giudizio universale, ci sono angeli che suonano. Ecco, anche gli angeli che suonano, che sono tra le invenzioni più belle, impugnano strumenti dell'epoca, e qui sarebbe bello il parere di un musicista o un musicologo per capire questi strumenti, come sono stati eseguiti. Ma quello che bisogna pensare è che l'esperienza del fedele, di cui parlavamo prima, è che entrando in un posto come questo, dicevo puro teatro o puro cinema se vogliamo, seicentesco, fatto di immagini, di stucchi dorati, di sculture che si rivolgono con questi gesti teatrali al popolo dei fedeli, questi strumenti suonano, cioè c'è un processo come sinestetico per cui chi li osservava sentiva effettivamente la musica, che peraltro poi veniva suonata, perché qui, come oggi, c'erano ovviamente musicisti, cantori, soprattutto nelle feste solenni. Quindi è questo spettacolo che bisogna immaginarsi della messa barocca, che mette insieme tutte queste componenti, che sono quelle appunto della vista, ma anche quella dell'udito e forse anche quella dell'olfatto, pensando anche alla suggestione dell'incenso, del turibolo. Tutto collegato e tutto connesso per fare della messa barocca un'esperienza totale e complessiva. Dicevo,
di Ciprondi, appunto queste opere particolarmente importanti perché mettono alla prova anche la sua capacità di lavorare nello spazio. Sappiamo che questi dipinti arrivano qui in Basilica da Bergamo, perché Ciprondi aveva lo studio e la casa in Borgo Pignolo. Siamo in un periodo, all'inizio del 1700, in cui lui è ospite del convento di Santo Spirito, quindi tra il 1700 e il 1710 circa, queste opere arrivano, vengono collocate, avendo però fatto delle ispezioni precedentemente, perché quando si tratta di dipinti come questi che presuppongono uno sfondamento nello spazio, è fondamentale che l'artista faccia i suoi sopralluoghi e capisca e tenga in conto come queste opere verranno osservate una volta messe in situ. Quindi dicevo, le opere vanno viste nel loro contesto. Una cosa è vedere un'opera qui, collocata qui, un'altra vederla strappata e portata sulla parete di un museo, dove perderebbe non soltanto le sue qualità spaziali, ma anche il suo significato devozionale. E questa è una cosa che appunto dobbiamo tenere a mente. Dicevo che con tutto questo, Ciprondi è un pittore che ha avuto comunque un suo discreto successo, perché ha dipinto tantissimo, forse non ha avuto il successo che avrebbe sperato, perché ha operato in definitiva soprattutto nella Bergamasca, in una fase anche favorevole, in cui non c'erano grandissimi artisti che potessero fargli ombra. Poi a un certo punto si sposta a Brescia, intorno al 1720, sappiamo che si trasferisce a Brescia, dove vive gli ultimi 10 anni della sua vita. Lui morirà nel 1730. Non è vero che muore povero, come si è creduto per molto tempo, come si è anche scritto, perché il testamento, basta leggerlo, parla di case a Clusone che lui lascia ai fratelli. Si parla di questo Don Francesco, un sacerdote, che oggi abbiamo identificato nell'autoritratto che vedete in mostra, che viveva con lui in Borgo Pignolo, dove appunto si trova questo convento, ancora oggi, dove saremo domani sera, il convento di Santo Spirito, dove c'era questo abate particolarmente importante, Gian Crisostomo Zanchi, che lo ha protetto, lo ha aiutato, lo ha fatto lavorare moltissimo, procurandogli anche delle commesse importanti a Padova, dove c'è un altro convento di canonici lateranensi, dove sono state trovate molte opere di Ciprondi. Quindi un pittore che ha avuto una discreta fortuna, anche se non possiamo certo dire che abbia conquistato il panorama nazionale. Rimane, diciamo, una personalità di carattere regionale, quantomeno. E questo forse spiega, e chiudo, il motivo per cui in quegli stessi anni in cui lui dipinge questi bellissimi lavori, gli viene soffiata in qualche misura l'opera Principe. Perché quella che vedete sull'altare, la Pala Maggiore, è di un grande pittore veneziano, Sebastiano Ricci, importantissimo, ne parlavamo prima, forse segnalato dai Fantoni. Ricci aveva appena concluso qualche anno prima una pala importantissima nel Duomo di Bergamo, e quindi il suo nome ovviamente era girato nell'ambiente, e quindi a lui viene commissionato da questo Sebastiano Trivellini, il cui stemma è riportato alla base di questa ancona fatta dai Fantoni, e quindi realizzata questa magnifica, bellissima opera, certamente un'opera più importante che se non l'avesse fatta Ciprondi, ma credo che lui non l'abbia presa tanto bene. E forse è una delle ragioni che lo hanno spinto a un certo punto a lasciare Clusone, a lasciare Bergamo e a dirigersi verso Brescia. Manca ovviamente in questa chiesa il lato forse più popolare di Ciprondi, il quale è noto nella storia dell'arte italiana non tanto per le opere sacre quanto per quella produzione di pitocchi poveri, di cui abbiamo una bella scelta alla mostra. Questi personaggi, questi viandanti, questi pellegrini, che sono in effetti la sua cifra più originale, ed è il motivo per cui lui viene riscoperto da Roberto Longhi nel 1953, quando a Milano verrà organizzata questa grande mostra, I pittori della realtà, al Palazzo Reale di Milano. Lì comincia la ripresa, diciamo, la fortuna critica di Ciprondi, che dura fino ad oggi. Sono passati 70 anni, anche per questa ragione che abbiamo voluto dedicargli questa mostra quest'anno, nell'anno dell'occasione di Bergamo e Brescia, capitale della cultura. Vi ringrazio.
Yeah.
Excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus Deus benedicimus Deus adoramus te glorificamus gratias agimus tibi propter magna Thank you.
Fortitudo mea,
ovunque nascondevo il piede, et in principio
Thank you.
Thank you.
Pro
Regina Celorum di Emanuele. Gaude Virgo, gloriosa, super omnes legio.